hanno colpito alcune cose nelle parole che hai speso, in particolare, qui lo dico a titolo personale perché si tratta un po' di una provocazione, mi ha molto colpito il riferimento all'albero della vita, alla sua storia nelle rappresentazioni dell'arte italiana che si sono stratificate nel corso dei secoli. Il caso curioso è che, siccome poi la storia per certi versi è anche beffarda, no? Per certi aspetti, l'albero della vita è in questo momento è il protagonista controverso e molto discusso del più grande evento che si svolgerà in Italia nel 2015, cioè l'Expo, che tende a, come dire, a proporre al mondo un diverso modo di alimentarsi e di usare il suolo per raggiungere questo obiettivo. Il collega Cantone dell'autorità anticorruzione ha messo in discussione le modalità con le quali era stata avviata la realizzazione di questa opera, che si trova all'ingresso dell'area espositiva, dovrebbe trovarsi secondo le intenzioni all'ingresso dell'area espositiva di Expo, e quindi dovrebbe diventarne il naturale biglietto da visita. È una grande installazione, molto alta, molto ricca di aspetti anche tecnologici. A questo punto però, diciamo, le riserve che sono state avanzate mettono in discussione la concreta fattibilità nel residuo tempo che rimane da qui sino a maggio del 2015. Allora io non so, come ovviamente non posso sapere come questa vicenda finirà, se quella idea di albero della vita riuscirà ad essere davvero realizzata oppure no. Insomma, in sala ci sono tra l'altro alcuni esponenti, diciamo così, di particolare rilievo della vita culturale milanese e anche della vita del mondo delle professioni. Parlo e penso soprattutto a Franco Iseppi e a Leopoldo Freri. Mi domando se, qualora questa idea non dovesse avere una felice realizzazione nel residuo tempo a disposizione, non si possa fare lo stesso l'albero della vita, ma nella forma più naturale possibile. Sarebbe, secondo me, un bellissimo modo di recuperare l'ispirazione originaria senza concedere nulla all'ombra del sospetto sul modo nel quale un'idea si traduce in realtà. C'è poi una seconda cosa che ho ricavato dalle parole di Stefano, ed è il riferimento all'operazione di censimento che per primo nella storia repubblicana del nostro paese ha avviato e portato molto avanti il Corpo Forestale dello Stato. Noi abbiamo oggi la fortuna di avere con noi il capo del Corpo Forestale, l'amico Cesare Patrone, al quale sto per dare la parola. Il Corpo Forestale è in questa storia del verde pubblico un protagonista assoluto per una serie di motivi, non uno soltanto, che sono ben simboleggiati dal fatto che quando il normatore ha deciso di stabilire qual era doveva essere la composizione del Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico, ha stabilito che il capo del Corpo Forestale ne dovesse far parte di diritto, quindi lui è anche uno di noi, uno dei componenti del Comitato, di cui vedo altri membri in sala che ringrazio ovviamente. Ma il Corpo Forestale non soltanto è stato il primo a realizzare questa operazione di censimento che ha raggiunto uno stadio molto avanzato, è stato un precursore, ha segnato la strada sulla quale si sono poste anche le regioni dopo di lui, e in qualche modo ha anticipato questo tema che è stato poi portato a sistema dalla legge 10 del 2013. Ora, la ragione di questo censimento è quella che è stata ben chiarita da Stefano: si tratta in molti casi di veri e propri monumenti vegetali che sono un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cultura, segnano e marcano con un tratto fortemente identitario il nostro territorio. È giusto quindi che ricevano un livello di protezione più elevata. Nell'ambito della legge 10 del 2013 una previsione è stata dedicata proprio a questo tema. Gli alberi monumentali vanno protetti di più, in misura maggiore rispetto agli altri alberi. Occorre quindi che qualcuno se ne occupi, e se ne devono occupare fondamentalmente i tutori della legge. La magistratura, e per questo doveva essere qui con noi stamattina Paola Balducci, che è componente del Consiglio Superiore della Magistratura, una cara amica, purtroppo anche lei è stata trattenuta
nei lavori della sottocommissione molto delicata che presiede. Al suo posto sarà presente una collega, un magistrato ordinario molto, molto apprezzata per la sua competenza, per la sua serietà, che è anche nel direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, ci raggiungerà più tardi. Ma accanto alla magistratura un ruolo fondamentale è svolto dagli organi di polizia. Fra gli organi di polizia, certamente dal nostro punto di vista, il Corpo Forestale, nella Giornata Nazionale degli Alberi che oggi per legge celebriamo, ha il posto di prima fila. Anche su questo mi sento, come dire, di spendere una provocazione a titolo personale. Non sono sicuro, è una mia personale idea, ma non ho timore di svelarla, che riguardo ai corpi di polizia giudiziaria si possa fare una valutazione di tipo neutrale. Ci sono delle situazioni in cui probabilmente la politica e l'algebra non sono riducibili allo stesso metro di ragionamento. Io credo che la specificità di una polizia che si occupi di salvaguardare ciò che è scommessa sul futuro, investimento sul futuro, a vantaggio soprattutto delle generazioni che verranno, richieda, imponga, necessiti di una considerazione a sé, separata. Insisto, non credo che su tutto politica e algebra possano essere in piena sintonia. Credo che questo sia uno dei casi in cui probabilmente occorra fare una considerazione che prescinda, magari non in tutto, ma in buona parte dall'algebra. Cesare, ti lascio la parola. Cesare Padrone, capo del Corpo Forestale. Grazie consigliere, grazie per l'invito, un saluto a tutti, al tavolo della presidenza, grazie al direttore dell'ISPRA anche per le belle parole sull'amministrazione del Corpo Forestale. Giornata dell'albero per legge, noi stiamo andando avanti, ma subito chiudo la questione della giornata dell'albero. Stiamo andando avanti perché la norma interessa anche un'azione da parte del Corpo Forestale. Con il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 noi poniamo una particolare attenzione all'albero monumentale e quindi adesso dovremo assolutamente accelerare tutte quelle procedure con regioni e comuni per fare in modo di rispondere a quello che ci richiede il decreto interministeriale. Diciamo una cosa, permettetemi, io esco subito dal tema perché ci sono delle cose che a mio modo di vedere c'è bisogno di evidenziarle. In realtà la questione dell'albero monumentale poi si collega a una visione appunto monumentale, a una visione urbanocentrica. Faccio richiamo alla legge Galasso. La legge Galasso fu molto importante perché in realtà impose alle foreste un vincolo di tipo paesaggistico. Ci fu, in poche parole, un riconoscimento da parte del legislatore che quella che era la legislazione ordinaria di tipo, tra virgolette, ambientale non fosse sufficiente. Tant'è che le foreste furono tutelate, maggiormente tutelate, da quello che erano poi i piani paesistici. Faceva riferimento la legge alle due leggi Bottai, la 1497 del 39, cioè c'era bisogno per tutelare le foreste un riconoscimento di tipo paesaggistico monumentale da parte dell'Italia, che è il paese probabilmente del paesaggio e del monumento. Tant'è che erano gli architetti della regione che poi dicevano, visto che era ope legis, quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare per quello che riguarda le foreste. E per me questa è comunque oggi una carenza, perché nella misura in cui non viene riconosciuto un valore di tipo paesaggistico monumentale all'albero, la tutela non sempre è facile. A questo va collegato la cultura dell'abbandono, che oggi in Italia è evidente. Sono abbandonati, mi spiace che non ci sia l'assessore, ma sono abbandonati o semi abbandonati i parchi urbani,
sono abbandonate le foreste per la quale c'è una competenza degli enti locali. Il danno già era stato fatto prima del titolo quinto della Costituzione. Tant'è che abbiamo problematiche molto forti sotto il profilo idrogeologico, dove anche oggi si parla di interventi, però, come probabilmente molti studenti sapranno, voi sapete che l'intervento di tipo idrogeologico è di tipo da una parte intensivo, quindi l'opera di cemento armato, però da una parte estensivo, propedeutico fondamentale, cioè la sistemazione del territorio a monte, la sistemazione dei parchi nelle città e in ogni caso la prevalenza di una cultura attuale dell'abbandono ha comportato questo. Ecco che noi ci riduciamo probabilmente a tutelare gli alberi monumentali, cioè quelli riconoscibili da un punto di vista del monumento, e va benissimo, però il resto delle foreste sono abbandonate. Come diceva un mio predecessore, l'Italia è ricca di boschi poveri, di boschi abbandonati dove non si opera l'intervento. Secondo me è anche un abbandono di tipo culturale, è un abbandono dove è prevalsa la cultura urbanocentrica, già riconosciuta, pensate, dalla legge urbanistica, la legge urbanistica fondamentale, la 1150 del 42, quando si preoccupava della questione del disurbanamento, perché veniva visto la questione dell'urbanizzazione come un pericolo per tutto il territorio, come un pericolo per l'Italia fisica. Allora, in un periodo dove noi abbiamo le foreste abbandonate, i parchi abbandonati, e ci riduciamo, seppure va bene, a parlare di alberi monumentali, una riflessione più approfondita va fatta. Noi sappiamo che in Italia ci sono più di 10 milioni di foreste, 12 miliardi di alberi, tant'è che si dice che rispetto a 20 anni fa le superfici sono cresciute. È anche vero. Quello che sta accadendo in Italia è come se non si riconoscesse bene la valenza pubblicistica delle foreste. Vi dico che in giurisprudenza il valore pubblicistico, la questione del danno pubblico in giurisprudenza è stata riconosciuta da una legge forestale, dalla legge 1877 del Castagno, quando si scardinò fondamentalmente il concetto di proprietà. Quando si disse, attenzione, anche le foreste di tipo privato, c'è bisogno, prima di tagliarle, dell'intervento dell'autorità forestale, perché la foresta, anche se è privata, ha una valenza di tipo pubblicistica. La produzione di ossigeno, come ben sappiamo oggi con il protocollo di Kyoto, la difesa del suolo, prima era assolutamente la difesa del suolo, la protezione della falda freatica, la biodiversità, la produzione di ossigeno, eccetera. Ecco, questi valori di tipo pubblicistico sembrano poco conosciuti, per questo io auspico fortemente, caro consigliere, la questione di un nuovo piano verde, ormai c'è bisogno di questo. I fondi destinati per le questioni idrogeologiche saranno solo fondi per il cemento armato oppure c'è una visione organica di sistemazione del territorio che prevede un nuovo piano verde, che prevede una nuova cultura della manutenzione e permettetemi, se io faccio riferimento al Corpo Forestale dello Stato, sono qui anche per questo. Oggi si parla di riforme, ci sono delle riforme molto giuste ed è giusto che ci sia da parte del governo uno stimolo per quanto riguarda le riforme, perché ci sono sovrapposizioni e così via. La proposta però di riforma del disegno di legge della pubblica amministrazione Madia, che potrebbe comportare un passaggio del Corpo Forestale alla Polizia di Stato, è un genocidio culturale, è un errore enorme da un punto di vista culturale, per un motivo molto semplice. L'Italia è conosciuta nel mondo, tant'è vero che parliamo di alberi monumentali, per un modello culturale dove ambiente, agricoltura e alimentazione sono strettamente collegati. Noi non produciamo come tedeschi carne e latte, ma produciamo dei prodotti che sono assolutamente legati al territorio. L'azione di tutela del territorio è un'azione di repressione ambientale, discariche, terre dei fuochi, camorre, eccetera, però è anche un'azione di accompagnamento culturale, dove il Corpo Forestale rappresenta lo snodo di questo accompagnamento culturale. Quindi evidentemente bisognerà procedere in un'altra direzione, e cioè di semplificazione,
di risparmio di risorse. C'è una pletora di corpi e controcorpi di tipo provinciale, regionale, eccetera, eccetera. Probabilmente un accorpamento nel corpo forestale di questa pletora, corpi forestali delle regioni a statuto autonomo, e parliamo del fallimento di questo modello, anche se non bisogna confondere gli operai forestali dai corpi forestali, le province, istituto controllo qualità e repressione frodi, direzioni dei parchi nazionali, non c'entrano i presidenti dei parchi che sono la giusta espressione politica, ma la struttura che fa andare avanti i parchi nazionali, probabilmente è ora che si faccia una riflessione seria per quello che riguarda il corpo forestale dello Stato, che quindi in un modo organico proteggerà gli alberi monumentali, quelli della città, quelli simbolici. Si parlava l'assessore dell'alberone, mi pare che è la seconda volta che l'albero cade, è la seconda volta che va bene i simboli. Vanno bene le tutele, però non possiamo ridurci per una cultura urbanocentrica alla tutela dell'albero monumentale, che ha un aspetto pericoloso, quello di mettersi a posto la coscienza. C'è tutto il territorio che è trascurato, c'è tutte le foreste che sono trascurate, e probabilmente un intervento da parte del legislatore cercando di mettere in discussione dei modelli culturali che ormai sono addirittura obsoleti. Perché se noi pensiamo che il protocollo di Kyoto, pensiamo che addirittura ci sono cambiamenti climatici, evidentemente questo discorso sta al centro del dibattito politico. La cultura delle 3A, ambiente, agricoltura, alimentazione, non è solo una questione collegata al corpo forestale, eccetera, eccetera, è una questione identitaria per il nostro paese. Noi siamo conosciuti nel mondo, c'era il direttore dell'ISPRA che faceva vedere dei quadri, ha citato anche il libro di Calvino, dove evidentemente noi siamo conosciuti nel mondo per quei quadri, dove c'è il collegamento dell'albero e quindi c'è una sensibilità da parte culturale per l'albero. Tu hai citato Calvino, io ti cito Junger adesso, c'è un bel libro che consiglio ai ragazzi di leggere, che si chiama Il Trattato del Ribelle, in tedesco è Der Walganger, che vuol dire letteralmente colui che si dà alla macchia. Lui dice, Junger, che per potersi rigenerare a volte bisogna andare nel bosco a nascondersi, darsi alla macchia per poi ribellarsi alle ingiustizie. Ecco, io trovo questo particolarmente appropriato. I forestali infatti si sono sempre dati alla macchia prima di andare in città, e hanno quindi quella forza tale per poter proporre un sistema di sviluppo economico-sociale non solo giusto, ma di assoluta modernità. Il sistema ambiente, agricoltura, alimentazione è un sistema di assoluta modernità, e spero che il legislatore, e perché no, anche la cultura che esprimiamo con queste bellissime giornate, vadano in questa direzione. Grazie. Allora, nel dare la comunicazione di servizio che l'evento è ripreso anche in diretta dalla web television, traggo spunto ulteriore anche dalle parole di Cesare Patrone. Certamente l'impegno di tutti è quello di non occuparsi soltanto degli alberi monumentali. Il tema lo abbiamo scelto quest'anno semplicemente perché 3 giorni fa, con una sincronia quasi perfetta, è apparso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica l'atteso decreto interministeriale a cui hanno lavorato 3 ministeri, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali e soprattutto il Ministero dell'Agricoltura, quindi in prima fila il Corpo Forestale dello Stato. Cesare e i suoi collaboratori, tra cui voglio ricordare Angela Farina, che spesso, diciamo così, lo coadiuva e lo sostituisce durante i lavori del Comitato, oggettivamente era il tema di maggiore attualità. Ma è chiaro, diciamo, che questo è solo un capitolo della storia. Adesso non voglio fare citazioni, non voglio scomodare, come dire, locuzioni impegnative tipo la complessità della postmodernità, ma certamente
viviamo in una società complessa, nell'ambito della quale si pongono problemi che devono spingerci a rifuggire da semplificazioni affrettate. Queste semplificazioni affrettate a volte possono esservi anche in scelte rispettabilmente legislative, ma che possono essere forse contraddistinte da una insufficiente capacità di anticipata rappresentazione degli effetti che ne possono derivare. Dico questo perché c'è stato un accenno nelle parole di Cesare al tema del piano del verde. È evidente che a fronte di un'evidenza ormai non negata e non più negabile oggettivamente, anche da parte dei critici più accaniti, della interrelazione profonda fra cambiamenti climatici e cura o trascuratezza verso il territorio, la partita del verde è una partita centrale. Il legislatore l'anno scorso ha creduto opportuno di iniziare dal verde urbano, ma è chiaro che anche questo è solo un capitolo della storia. Io credo che la logica della pianificazione sia l'unica abbracciabile. Occorre avere una visione d'insieme, occorre un disegno strategico nel quale vanno calati e armonizzati misure, interventi, risorse, istituzioni. All'interno di questo piano, evidentemente, occorrerà guardarsi dalle semplificazioni di cui dicevo, perché la posta in gioco è troppo grande.